Buonasera. Voglio iniziare con un testo di Teresa di Lisieux al quale è già stato alluso più volte, ma che credo ci sia utile per capire la riflessione che sto per iniziare. Scrive Teresa: «Ho sempre desiderato di essere una santa, ma ahimè», vi invito a sottolineare questo ahimè, perché vuol dire che anche per lei è stato molto difficile. «Ho sempre accertato, quando mi sono paragonata ai santi, che tra essi e me c'è la stessa differenza che c'è tra una montagna, la cui vetta si perde nei cieli, e il granello di sabbia oscura calpestato sotto i piedi dei passanti». Questa è la sua confessione, che non finisce però qui. E leggo ciò che aggiunge perché è un incoraggiamento per tutti noi. «Invece di scoraggiarmi», riprende infatti Teresa, «mi sono detta: il buon Dio non può ispirare desideri inattuabili, perciò posso, nonostante la mia piccolezza, aspirare alla santità». Ecco, vorrei non suggerirvi, perché lo sapete senza che ve lo suggerisca io, ma vorrei ricordare che questo dovrebbe essere il nostro desiderio. Non scoraggiarci, perché il Signore, come è stato sottolineato anche antecedentemente, guarda ciascuno di noi in maniera privilegiata, sia il piccolo fiore che la grande montagna. «Se qualcuno è piccolissimo», è il testo che ha svegliato in Teresa di Lisieux il coraggio, e lo ha preso dal libro dei Proverbi, «se qualcuno è piccolissimo, venga a me». Dunque è piccolissima, in confronto ai santi è come un granello di sabbia, addirittura nero, però sente che proprio perché è piccolo ha il vantaggio di abbandonarsi, e quindi, ispirandosi anche a una delle invenzioni del suo tempo, l'ascensore, come sapete, lei intuisce che diventare santi vuol dire affidarsi alle braccia di Gesù. Facile a dirsi, difficile a farsi, ma semplice se ci pensiamo bene. Anche Teresa, come tutti i santi riconosciuti in base alla eroicità con cui hanno vissuto la fede, la speranza e soprattutto l'amore, ha compiuto, per usare sue parole, passi da giganti, che forse non saranno i passi di ciascuno di noi. Infatti, su questo non possiamo, né credo siamo tenuti ad imitarla nei grandi passi che hanno fatto di lei addirittura un dottore della Chiesa. Lei, infatti, come direbbe il Baltasar, è una di quelle santità speciali, cioè di quelle santità che Dio manda alla Chiesa per illuminare la Chiesa. Pensiamo a San Francesco e tante altre luci, una delle quali è sicuramente, e una delle ultime è sicuramente, Teresa di Lisieux. È un genio, è un genio. È un genio nel campo della sua vita cristiana, come nell'ambito della musica è un genio Mozart, nel campo della pittura Raffaello, in quello della scultura e architettura Michelangelo. I geni sono patrimoni dell'umanità, che stanno sempre davanti ai nostri occhi a darci la misura alta alla quale è stato possibile arrivare anche da parte di creature umane. Guai a chi distogliesse lo sguardo da queste figure, perché rimarremmo senza le stelle,
e i nostri occhi guarderebbero sempre orizzontalmente e sempre più verso i piedi. Quindi guai a dimenticare queste grandi figure, di qualsiasi campo esse siano. Però sarebbe anche ugualmente pericoloso volerli imitare, cioè pretendere di produrre musica, pittura, scultura, architettura a quel livello raggiunto dalla genialità di questi grandi. Tuttavia, possiamo esprimerci così, con un proverbio spagnolo. Gli spagnoli hanno un proverbio che ci può aiutare infatti a comprendere. Loro dicono: «De musico, de poeta e de loco, todos tenemos un poco». Di musicista, di poeta e di matto, tutti abbiamo qualcosa. È al nostro livello che, a parte quella del matto, dunque dobbiamo porci per divenire, se non artisti, almeno buoni artigiani, o addirittura artigiani di qualità, come dice una pubblicità dei nostri giorni alla televisione italiana. Lo stesso vale per la santità, che fa parte della nostra natura. Noi siamo santi per natura, perché Dio ci ha voluti a sua immagine e somiglianza. E poi per noi cristiani molto di più. Dunque, lo stesso proverbio può essere applicato alla santità, che fa parte della nostra natura, per la ragione fondamentale di essere stati, appunto, come vi dicevo, creati ad immagine di Dio e adottati quali figli nel Figlio fattosi nostro fratello. Ma al pari delle altre doti, non possiamo pretendere di portarci al valore di pietre miliari, quali sono i santi e i geni di questo tipo, riconosciuti tali, ciascuno nel loro campo specifico. Potremmo, allora, introdurre anche la santità in quel proverbio citato e dire così: «De musico, de poeta, de santo e de loco, todos tenemos un poco». Cioè di musicisti, di musicista, di poeta, di santo e di matto, tutti, alcuni sono geniali, tutti però abbiamo un poco. Tra questi rari geni della santità c'è Teresa di Lisieux, che ha fatto crescere non solo tante persone che si sono ispirate a lei, l'hanno pregata e continuano a invocarla, ma la stessa Chiesa, che senza i suoi scritti forse non sarebbe ancora arrivata alla piena consapevolezza della chiamata universale alla santità dichiarata dal Vaticano II. Santità universale che riguarda non i geni, ma riguarda noi, artigiani. Allo scopo di impostare bene ciò che voglio sottolineare, è utile ricordare due affermazioni. Una della stessa Teresa e l'altra di una sua consorella. Due affermazioni che includono come due parentesi tutta la vita di Teresa e tutto il suo messaggio per tutti, per noi dunque. La prima esce dalla bocca di Teresa bambina, dinanzi al cesto dei giocattoli. La sorella maggiore presenta un cesto alle due sorelle più piccole perché scelgano quello che più a loro piace. Celina sceglie qualcosa che piaceva a lei, Teresa era piccola, più piccola, e dice: «Io scelgo tutto».
È un'espressione non da santa, ma da bambina, infantile, normale, egoistica. Egoistica. Non c'è niente di santo in questo. Però ci dice qualche cosa che lei capì più tardi e non con la, diciamo così, l'egoismo che poteva essere dentro quel cuore piccolo di bambina, ma con la fiducia che la rese capace proprio di voler prendere tutto, ma non da sé, dal Signore. L'altra espressione la cogliamo al termine della sua vita, e non è sua, ma è di un'altra sua consorella. Lei è ormai morente e una sua consorella, sapendo che sarebbe morta presto e che quindi la superiore avrebbe dovuto scrivere a tutti i monasteri qualcosa su di lei, si domandava cosa avrebbe mai potuto scrivere la priora su questa ragazza, questa giovane monaca, che non aveva fatto niente. Anzi, una disse, non so perché la sua infermiera addirittura, dunque quello che era a contatto con la santa, disse, con un po' di malizia sicuramente, come spesso c'è nel cuore di tutti noi, viene fuori, disse, non so perché si parli tanto di Suor Teresa del Bambino Gesù, non fa nulla di degno di nota, non la si vede praticare la virtù, non si può neppure dire che sia una buona religiosa. Da parte sua, e qui vediamo la grandezza di Teresa, Teresa, venuta a conoscenza di questo non benevolo giudizio su di lei, non ha altre parole che queste. Dice, sentir dire sul mio letto di morte che non sono una buona religiosa è per me una gioia. Nulla mi può fare più piacere. Ma non è un semplice atto di umiltà, è la consapevolezza di essere tutta a mani vuote, qualcuno ha scritto questo, un libro intitolato così, prendendo dalle sue espressioni, la consapevolezza che più svuote sono le mani e più sono capaci di accogliere la grazia di Dio, l'amore di Dio. Ecco, un segreto per porsi sulla via della santità a nostra misura, a misura dello sguardo meglio che Dio ha su ciascuno di noi. A differenza dell'affermazione non priva di malizia di Suor San Vincenzo, così si chiamava, le parole dell'inferma sono parole di una santa, certo, ma non dobbiamo sottovalutare neppure le prime, neppure quelle parole non prive di malizia, perché anch'esse non sono prive di provvidenzialità per noi. Suor San Vincenzo, spinta forse anche da invidia, aveva parlato da sciocca, sicuramente, come non si deve parlare, ma senza prevederlo aveva sottolineato il terreno della normalità sul quale Teresa voleva attirare tante piccole anime, cioè noi, come riteneva essere la sua, anche se dal nostro punto di vista e da quello della Chiesa universale, piccola lei non lo è stato non l'è stata affatto. Però io non sono un grande specialista in Teresa di Lisieux, però sono un fratello che ho letto qualche cosa, ho ascoltato i maestri come padre Letel. Credo che di poter dire che se non avesse riflettuto lei sulla sua vita, cioè non si fosse per obbedienza messa a riflettere su quello che le era accaduto, che si riassume, come ha detto il padre Lukács,
soprattutto nel riconoscere la misericordia di Dio nella propria vita, certo anche lei sarebbe passata così come una brava sorella, forse non senza virtù come pretendeva quella infermiera, ma come una che aveva vissuto al Carmelo come le sue sorelle. E questo perché lo dico? Lo dico perché per metterci sulla via evangelica, non sulla via di Teresa di Lisieux, ma sulla via evangelica che Teresa di Lisieux ha percorso, bisogna partire dalla convinzione, dal senso. Che cosa vuol dire seguire Gesù? Quindi dalla presa di coscienza dello sguardo che Dio ha su ciascuno di noi, come del resto insegna Maria, Maria Santissima, che la cui spiritualità la potremmo riassumere in ciò che lei dice all'inizio del Magnificat, di quello che chiamiamo il Magnificat. E cosa dice quando Elisabetta la dichiara beata perché ha creduto? Non applica la beatitudine all'avere creduto da parte sua, ma allo sguardo di Dio. Elisabetta dice: beata te che hai creduto, eccetera, e lei come risposta dice: io dico che grande è lui che ha guardato me piccola. Vedete? Non per niente Paolo VI, ma anche altri, hanno detto che non c'è una vita cristiana autentica che non sia mariana, perché lei, oltre che essere la madre di Gesù, la nostra madre, è anche la prima discepola. E in che consiste la santità? Nel vivere coscienti dello sguardo amorevole di Dio su di me, che non merito questo sguardo, però lui mi guarda con amore, e guardandomi con amore mi rende buono, mi vuole, come è stato sottolineato poc'anzi. E dunque vediamo, con il tempo che abbiamo, di vedere, già abbiamo intuito in che cosa consiste l'insegnamento di Teresa per tutti, ma vediamo più particolarmente in che cosa consiste l'insegnamento che ella ha da dare a noi, che potremmo chiamare anche l'incoraggiamento, perché è una spinta verso la scoperta della grandezza che Gesù ci ha rivelato. Quindi il primo, l'ho già detto, anticipato, è la coscienza della vocazione cristiana, della grandezza di essere stati messi, scusate il linguaggio, al corrente. Noi siamo stati messi al corrente, pochi siamo, pochi, ancora meno quelli che lo hanno assimilato, ma rispetto all'umanità che il Signore ha salvato dall'alto della sua croce, siamo pochi privilegiati. Uno dei privilegi, dei grandi privilegi, che non è per noi ma è per gli altri, come ha capito anche Teresa di Lisieux, di pochi a sapere, intellettualmente tutti, col cuore un po' sì e un po' no, a sapere che nella pienezza del tempo Dio ha mandato il suo figlio. Cosa incredibile, impensabile, quasi una bestemmia. La pienezza del tempo, Dio ha mandato il suo figlio, nessuno poteva sospettare e non avrebbe mai osato pensare che Dio avesse un figlio, che nella pienezza del tempo Dio ha mandato il suo figlio, dunque il figlio di Dio, a nascere da una donna, perché tutti i nati di donna potessero sentirsi ed essere figli di Dio. Allora, primo insegnamento che ci dà Teresa di Lisieux, detto così, con poche parole, è questa coscienza, questa consapevolezza, la consapevolezza di questa rivelazione che ci è stata data, che lo Spirito Santo poi tiene viva continuamente nel nostro cuore, che ci dovrebbe spingere ad essere
secondo quanto ci insegna Gesù, luce, sale. Perché questa rivelazione che ci è stata data non è per noi, ma per gli altri, per mantenere vivo nel mondo la bella e buona notizia. Essere cristiano, come insegnava Antonio Rosmini, già prima di Teresa di Lisieux, vuol dire infatti vivere con la coscienza di aver ricevuto il nuovo principio di azione, che viene chiamato l'istinto dello Spirito Santo, o la capacità di percepire l'amore e l'amabilità di Dio che spinge a mettere in secondo piano tutto il resto. Il mistico protestante Søren Kierkegaard, molto amato anche in campo cattolico, contemporaneo di Rosmini, denunciava, non per la nostra Chiesa cattolica, ma addirittura per la Chiesa protestante, il fatto di non aver comunicato questa realtà ai cristiani, non averlo reso consapevole, non aver reso consapevoli i cristiani della loro alta vocazione, di questa loro alta vocazione a sentirsi figli di Dio o di essere chiamati alla comunione con Dio. Secondo Kierkegaard, aveva fatto sì che il popolo cristiano, e questo lo possiamo applicare anche alla nostra Chiesa cattolica, che il popolo cristiano non fosse più pagano, certo, non era più pagano, era cristiano, ma vivesse, parole che adesso cito precise da Kierkegaard, non fosse più pagano, ma vivesse nella felice illusione di essere cristiano. E molto spesso ci succede anche a noi, perfino a noi che siamo consacrati, quando ci limitiamo ad una risposta di opere che sono, se sono buone, meno male che riusciamo a farle, ma senza questa convinzione, questa coscienza interiore che ci viene appunto da quello sguardo di Dio che è sempre posato su di noi. Un inganno che Teresa di Lisieux viene a colmare, ecco, lei con la sua esistenza, con l'interpretazione che ha saputo dare della propria esistenza, viene a colmare alcuni decenni dopo di questi due autori che ho appena citato, con la sua esperienza racchiusa nella storia della sua anima e in questa dichiarazione esplicita sua. Sento, dice infatti, che la mia missione è di fare amare il buon Dio come io lo amo e dare alle anime la mia piccola via. E detto questo, adesso vorrei semplicemente accennare a quali sono state le tappe che hanno portato Teresa a convertirsi del tutto a questo amore, perché noi, un'altra sciocchezza che facciamo, è che applichiamo la conversione soltanto al passaggio dal peccato alla vita fedele, oppure dall'incredulità alla credulità, alla fede, meglio, scusate. Ma non c'è una vita cristiana autentica, nemmeno la vita di Teresa di Lisieux, che non implichi delle conversioni, che vuol dire avvicinarsi sempre di più a una comprensione sempre più piena attraverso gli avvenimenti della propria vita, belli e brutti, spesso dolorosi, che cosa vuol dire essere seguaci di Cristo.
punto focale, lo ripeto ancora, è il rapporto con Gesù che le dà, la mantiene costantemente sveglia sotto lo sguardo di Dio che vede in lei una sorella di Gesù. Come ha ricordato anche Padre Leitel, il nome di Gesù nel racconto della sua vita o della misericordia che Dio ha avuto nei suoi confronti è preminente, più di 1600 volte, l'ho detto, mi pare. Al punto che quando Teresa d'Avila dice chi a Dio stiene nada le falta, chi ha Dio non ha bisogno di altro, Teresa di Gesù non l'ha detto, ma potremmo dirlo noi, forse l'ha anche detto, sì. Chi ha Gesù ha tu, vero l'ha detto, no? Chi ha Gesù ha tutto, ma è la stessa cosa. Sono punti di vista diversi, ma siamo sempre all'interno della Trinità. Dunque, da Teresa di Lisieux si impara, la Chiesa stessa impara, che la vera formazione del cristiano, cioè se si vuole formare dei cristiani, non basta più battezzarli, non basta più dirgli venite alla messa, non basta più dire frequentate i sacramenti, non basta più dire fate il bene, non fate il male, che sarebbe già molto, se riuscissimo a comportarci così, anche seguendo semplicemente questi insegnamenti. Ma vuol dire che diventare cristiani vuol dire, scusate la ripetizione, vuol dire incontrarsi sempre più familiarmente con Gesù. Perché seguire Gesù, anche lì, vuol dire fare le opere che ha fatto Gesù. No, perché non saremo mai capaci di fare veramente del bene se non con la convinzione che noi abbiamo davanti a noi Gesù come il nostro fratello maggiore. Questo credo che in sintesi, con parole semplici, potrebbe essere ciò che fondamentalmente Teresa di Lisieux insegna a noi, perché il suo valore nella Chiesa, oltre che come colei che intercede per noi, che ci viene incontro se noi la preghiamo, fa tante grazie, perfino miracoli, il suo ruolo importante nella Chiesa e per la Chiesa è quello di tenerci svegli a comprendere ciò che ella ha avuto la grazia di comprendere in maniera così forte per noi. E dunque, una cosa che si deve fare dietro a Gesù, che deve accadere, non che si deve fare, deve accadere, perché non possiamo stabilire noi il tempo in cui ciò accade, però se siamo sulla via di Gesù questo prima o poi accade, che bisogna uscire dall'infanzia. Teresa di Lisieux, se fosse morta da bambina, sarebbe santa ugualmente, ma non sarebbe quella santa che il Signore voleva costruire per noi. Perché noi, parentesi, non sapremo mai se Teresa di Lisieux è più santa di una sorella sconosciuta. Non lo sapremo mai. Sappiamo però che la sua vita l'ha vissuta con questa spinta da parte del Signore, con questa grazia speciale, per indicare come essere discepoli del Signore. Dunque uscire dall'infanzia, lo ricordo soltanto una cosa conosciuta, già richiamata, la grazia di Natale. Fino a quel momento Teresa di Lisieux era una piccola borghese buona, che andava alla messa, faceva l'elemosina ai poveri, quelle cose buone che si fanno in una famiglia buona, dove si è imparato ad essere osservanti. Adesso sappiamo che anche i suoi genitori hanno vissuto un'esperienza, anche se non l'hanno interpretata come l'ha interpretata Teresa, cioè non l'hanno narrata così come... Quindi non era semplicemente una religiosità esteriore, questo lo possiamo dire. Però, dal punto di vista personale,
lei ha avuto bisogno di imparare che amare vuol dire lasciarsi portare da Gesù, perché non basta fare opere buone, belle, gentili. Quella notte, dice Teresa, io pescai di più di quanto avevano pescato gli apostoli, perché ascoltai la parola umanamente fuori luogo, fuori della razionalità, la parola di Gesù che mi diceva nel mio nome, e da quel momento, ecco i passi da giganti, da quel momento io cominciai a percorrere la vita con passi da gigante, perché non era più il suo carattere, la sua volontà di piacere agli altri, ma era la sua volontà di piacere a Dio, cioè di entrare in quel modo di comportarsi spinta soltanto da amore, che noi sappiamo anche a livello umano si chiama amore tante cose, ma poi il vero amore è quello di darsi la mano proprio nei momenti della difficoltà. Dunque, una prima tappa è sicuramente questa: entrare personalmente alla sequela di Gesù, cioè qualcosa che accade e ci dice Gesù è colui che io voglio cercare di ascoltare più di ogni altro. Ma seconda tappa importante per Teresa è stato quando, per dire che no, non è una santina del Carmelo, della clausura, del coro, dei canti, non è una santa di questo genere, è una santa della vita, anche se ha vissuto in monastero. Suo padre, a un certo punto, non era semplicemente caduto nella demenza senile, ma era matto, santo, dichiarato santo, però ha avuto questa prova nella famiglia, una vergogna, cioè prima, oltre che un dolore che il padre soffre, una vergogna, perché la famiglia Martin, in monastero c'erano tre o quattro sorelle alla fine, e dunque la famiglia tutta svergognata. Lei ha provato questo, dice a un certo punto, potrei citare tanti testi, in tanti testi, ma quel giorno non credevo si potesse soffrire di più, e non era soltanto una sofferenza, diciamo così, per il papà, ma anche una sofferenza personale, una vergogna. Adesso ci sarebbe da scrivere un libro, sono stati scritti libri su questo, ma perché da quel momento lei non si chiamò più Teresa di Gesù Bambino, che rimane il suo ideale, essere figlia, ma si incominciò a chiamare Teresa di Gesù Bambino del volto santo, del santo volto, non e del volto santo, ma Gesù Bambino del volto santo. Una grazia di Dio, direte voi, sicuramente, ma una grazia di Dio mediata da un'esperienza concretissima, umanissima della vita. Allora, un'altra tappa importante per seguire come Teresa, lei a suo modo, noi a nostro modo, Gesù, vuol dire saper vedere l'amore di Dio che si manifesta perfino laddove succedono cose che potrebbero umanamente umiliarci, umanamente portarci lontani, umanamente scoraggiarci, disperare, come del resto è accaduto allo stesso figlio di Dio nel Getsemani, sulla croce, e gli evangelisti non hanno avuto paura di dircelo. Teresa, dietro a Gesù, è passata dalla stessa umiliazione. Un'altra tappa, io corro così, li accenno soltanto, è quella della sua offerta all'amore misericordioso. C'è qualcosa di più? Certo che c'è qualcosa di più. C'era già tutto fin dall'inizio, ma non in maniera così esplicita. Questo vuol dire crescere nella vita spirituale.
Nel 1895, dunque, Teresa sente, a differenza di altre offerte che si facevano a quel tempo alla giustizia di Dio, di offrirsi all'amore, all'amore misericordioso. Cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi poi lo sperimenta a suo modo, ma deve essere necessario che entri nella vita di ciascuno di noi anche questo, che uno sente talmente vicino Gesù, nella sua vicenda umana oltre che divina, che vuole unirsi all'amore con il quale lui ci ama e continua ad amarci, non perché si desideri il dolore, perché questo umanamente neanche Gesù lo desiderava, ma perché si desidera unirsi all'amore, come una mamma desidera unirsi al dolore del figlio, non perché gli piaccia soffrire, ma perché vorrebbe in qualche modo sollevare questa bene. Ciascuno, dunque, uscire dall'infanzia, accettare la sconfitta della vita, il volto santo, non tanto come devozione, perché c'era devozione nella famiglia dei Martin al volto santo, ma non bastava. E non fu semplicemente questo a fare di Teresa di Lisieux. Fu questo assumere la vergogna della vita come una grazia cristica. E l'ultima tappa, che in qualche modo anch'essa deve essere condivisa da noi se vogliamo essere cristiani, non santi, cristiani basta essere cristiani. Se vogliamo essere cristiani, e ritorno al concetto che la grazia ci viene data, la grazia di credere ci viene data non per noi ma per gli altri, bisogna avere consapevolezza che noi non siamo dei privilegiati incamminati verso la salvezza a differenza degli altri, ma siamo illuminati perché abbiamo anche il coraggio di offrirci per coloro che non credono, per coloro che non hanno la grazia di credere. Ed ecco l'ultima tappa che fa di Teresa di Lisieux, che noi continuiamo a chiamare la Teresina, la piccola Teresa, che fa di Teresa di Lisieux la grande Teresa. Lasciamo perdere il paragone con Teresa d'Avila e con chi che sia, sono grandi dottore della Chiesa, perché come Gesù, e questo lo capisce anche questo attraverso avvenimenti della vita, perché si sente presa in giro da un ateo, coinvolta in uno spettacolo. Adesso non ve lo sto a raccontare, ma se leggete la vita di Teresa ne venite a conoscenza. E poi, coinvolta nella difficoltà di credere, confida alla madre superiora che lei non è più quella bambina che vedeva il suo nome scritto nel cielo e che tutto era stelle, tutto era luminosità, tutto era privilegio, ma vedeva tra lei e il cielo un muro, come il muro di Berlino. Non lo dice perché non c'era ancora. Invalicabile. E al punto che dice: non continuo a dire quello che sento perché ho paura di bestemmiare. Teresina aveva paura di bestemmiare. Lei che effettivamente non ha commesso grandi peccati, però ha sentito tutto il peso della fede, quindi quello che dice Giovanni della Croce con più sapienza di Teresa di Lisieux, cioè con più esposizione, lei lo ha visto, la notte oscura, che vuol dire la purificazione della fede, che detta così è bellissimo, ma quando si deve sentire nella propria vita è tristissimo. Ecco, Teresa di Lisieux è passato da questa esperienza, però avrebbe potuto cedere, al punto che non so se anche lei, come Elisabetta della Trinità, dice alla Madre Superiore di non lasciare delle medicine sul comodino che possono tentare al suicidio. Non dobbiamo lasciare da parte queste cose se vogliamo davvero prendere i santi come nostra luce. Ecco, cosa fa? Poteva anche ammazzarsi, no. Guarda ancora Gesù.
e dice io con te, anche se non sono le parole esatte, io con lui, con Gesù, voglio sedermi alla mensa dei peccatori. Cosa capisce? Che lei, non perché vuole semplicemente pregare per i peccatori, ma perché lei, che era stata portata a credere con abbastanza dolcezza, abbastanza privilegio, ora sente che credere è difficile nella situazione in cui è caduta. La grazia di Pasqua, quella che adesso si chiama grazia di Pasqua, perché è da lì che esce fuori questa sua fede purificata del tutto. Cosa fa? Cosa sente? Sente di essere unita a Cristo proprio nel momento in cui gli riesce più difficile sentirsi vicino a Lui e continua a dire io ti amo, ma con la volontà, non più col sentimento, cioè con la fede. Allora qual è la nostra vocazione? A nostro modo, nella nostra piccolezza, come Dio vorrà che si compia, ma è quella di sentirci in questo mondo con Gesù per tutta l'umanità, soprattutto per coloro che non hanno come noi la grazia di credere.